Buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi vi voglio presentare e parlare un po' di Blue Origin. Immagino che già molti di voi l'avranno sentita e vista, soprattutto sui vari social e su qualche video proprio qui su YouTube. Difatti, proprio domani, 20 luglio, questa azienda sarà pronta a riscrivere un'altra pagina di storia. Capitanata dal mitico Jeff Bezos, questa azienda nasce nel Kent, Washington, in una landa desolata. Annunciato già all'inizio di giugno, lo zio Jeff aveva chiaramente mostrato tramite un video la sua volontà di volare nello spazio assieme al fratello Mark. E come poteva farlo se non a bordo della New Shepard, il veicolo che lo accompagnerà in questa missione. Blue Origin è stata fondata nei primi anni 2000 con lo scopo futuristico, se vogliamo chiamarlo così, di consentire a più persone possibili di lavorare e vivere all'interno dello spazio, garantendo un futuro migliore per la Terra. Bezos ha dichiarato più e più volte che l'umanità avrà bisogno di espandersi e che siamo già prossimi al collasso se continuiamo di questo passo. La sua missione è dunque quella di trovare ed esplorare nuove risorse energetiche, spostando tutte le industrie che stanno stressando a fondo il nostro pianeta Terra altrove, e in questo caso nello spazio, prima che sia troppo tardi. La sfida è veramente molto ardua, ma in questi 20 anni ne sono passate davvero tante e sono stati sviluppati dei veicoli in grado di fare cose veramente straordinarie. A detta sua, pare che sia riuscito finalmente a costruire un veicolo a basso costo. Si fa per dire basso costo, si parla sempre di milioni e milioni di dollari. Ma parlando in scala industriale, i prossimi 5-10 anni i costi si abbatteranno notevolmente. Questi mezzi sono veramente molto futuristici e con un altissimo grado di tecnologia. Infatti il nostro razzo New Shepard ha già effettuato oltre i 15 lanci e, essendo riutilizzabile, almeno in parte, sono riusciti sempre a salvarlo, salvo qualche piccolo incidente di percorso, ovviamente. Domani, proprio con questo mezzo, ci sarà il suo primo lancio con civili a bordo. Non ve l'ho detto, ma dovevo andarci anch'io. Peccato che ho deciso di dire di no all'ultimo. E, dopo tutto che c'è, all'asta mi sono aggiudicato il biglietto per 28 milioni di dollari. Scherzi a parte, se non l'avete sentito, proprio qualche ora fa chi si era aggiudicato il tanto ambito biglietto per entrare a far parte del primo lancio con la New Shepard di Blue Origin ha tirato il cosiddetto bidone. Al suo posto però ci sarà l'olandese Oliver Damen, uno studente di appena 18 anni che è riuscito a procurarsi questo fatidico biglietto grazie a suo padre, un industriale che era già nelle grazie di Bezos. Almeno si dice. Se ci pensiamo bene, questi 28 milioni di dollari non sono accessibili a tutti, ma Jeff ci ha assicurato che nei prossimi anni i costi si abbatteranno notevolmente, quindi staremo a vedere. Anche se personalmente vedo ancora molto distante la realtà di andare ad acquistare un biglietto di una navicella spaziale o di un razzo come acquistiamo un biglietto per la metro di Milano, questa cosa mi affascina molto e credo di non essere nemmeno l'unico ad esserne stupito. Questo fatto mi fa ricordare quanto l'uomo, con i giusti mezzi, le giuste teste e, ahimè, le giuste tasche, possa fare veramente qualcosa di straordinario. E che ci piaccia o no, il nostro zio Jeff ce l'ha fatta. C'è da dire una cosa però, Jeff credeva di essere il primo, ma ahimè, qualcuno l'ha preceduto. 5, 3, 2, 1, release. Ben 9 giorni fa, infatti, Richard Branson, proprietario e fondatore di Virgin Galactic, un'altra compagnia privata che si è aggiudicata un posto nelle galassie, l'ha battuto sul tempo. Ma cosa sta succedendo realmente? Perché tutti questi miliardari stanno correndo per andare nello spazio? Perché ora tutti vogliono contendersi questo mercato? Beh, perché in primis è nuovo e i nostri big ne sanno qualcosa a riguardo e sanno bene anche quanto sia irraggiungibile, sia in termini economici sia in termini di sviluppo, ma hanno fatto i compiti a casa e sanno altrettanto bene che questo mercato, secondo gli ultimi studi e gli ultimi trend, entro il 2026 supererà i 2 miliardi di dollari. E quindi come farselo sfuggire? Vi voglio fare però un'altra piccola osservazione. Fino a qualche anno fa tutti i lanci spaziali e tutte le missioni che riguardavano lo spazio erano dedicate solamente a compagnie statali, quali la NASA ad esempio, che immetteva ingenti capitali per progettare e completare tutti i vari lanci e progetti. Ma i nostri super imprenditori conoscono molto bene questo
settore, e anche se sono rimasti in sordina per qualche anno o comunque non hanno fatto emergere grosse news, hanno lavorato a testa bassa e hanno studiato con cura e in maniera molto accurata tutti i problemi legati al fatto che queste compagnie statali, in termini di efficienza e costi, non ne sanno così tanto. E se nessun pazzo furioso si era affiondato su questo tipo di mercato, un motivo c'era, ovvero quello economico, che di certo non è un problema per questi super miliardari. Ed è proprio qui che voglio farvi ragionare. Questi non sono gli ultimi arrivati, sono cresciuti a latte e tecnologia. I nostri eroi hanno una cosa in testa, un forte concetto di abbattere i costi e massimizzare il più possibile ogni singolo aspetto. Io di certo non sono un veggente, ma sicuramente tra qualche anno otterranno il monopolio. Giusto qualche ora fa ascoltavo un'intervista dove lo zio Jeff affermava che, assieme al suo team di Blue Origin, vuole esplorare lo spazio per trovare nuove risorse energetiche, e quindi mira a missioni, non solo al turismo spaziale, che è quello per cui è nata alla fine. E proprio durante questa intervista ha voluto sottolineare una cosa che mi ha fatto sorridere, ovvero quella che l'amico Richard Branson, con il suo volo di Virgin Galactic, non ha superato la linea di Kármán. Cos'è la linea di Kármán? Ve lo dico subito. La linea di Kármán è il confine tra l'atmosfera terrestre e lo spazio esterno, determinato a 100 km sul livello del mare. Vecchia canaglia, Jeff, non ti scappa proprio niente. In effetti, Branson è arrivato con la sua compagnia a 86 km. Quindi, per non sbagliarsi, Jeff cosa fa? Niente, spara il razzo a 105 km. Così non se ne parla più. I più attenti di voi si saranno resi conto di una cosa, che al momento ci sono tre compagnie private che si stanno cercando di contendere questo mercato che sembra molto virtuoso, e che non ho menzionato SpaceX di Elon Musk. Ma adesso ci arriviamo subito. Ci sono alcune differenze tra queste tre compagnie, che principalmente stanno anche nei veicoli utilizzati e nelle varie tecnologie. Né Blue Origin né Virgin Galactic, infatti, volano in orbita. Entrambi i veicoli spaziali sono suborbitali, anche per definizione. Quindi sono in grado di trasportare i passeggeri ai margini dello spazio, per galleggiare in condizioni di microgravità per qualche minuto o poco più. E qui entra in gioco Elon Musk, che punta direttamente ad un volo orbitale, e questa cosa mi piace veramente molto e la apprezzo, perché lui non sta neanche lì a competere, si posiziona direttamente in un'altra categoria. E SpaceX, infatti, oltre a costare giusto quei 10 milioncini di dollari in più per ogni lancio, sembra continuare a sfornare razzi come un pizzaiolo sforna pizze durante il fine settimana. Elon, con i suoi lanci, punta appunto a superare il target di 400 km e trascorrere più giorni in orbita. Avendo questa ottima posizione, era inevitabile che Elon attirasse la curiosità della NASA stessa, che infatti non ci ha messo tanto, ha stanziato direttamente 3.7 milioni di dollari alla prima tranche e ben 22 nella seconda, per i progetti rivolti al turismo spaziale ed eventuali missioni future, finanziando tutto il comparto ricerca e sviluppo per progettare un lander lunare per il programma Artemis, un programma che sembra essere a cuore o a portafoglio di molti imprenditori spaziali, tra cui anche Jeff, che però, ahimè, era stato tagliato fuori ancora l'anno scorso. Quindi per il buon Jeff dovrà attendere il 2022, ma al momento c'è Elon in testa, almeno a questo progetto. La NASA, infatti, per chi non conoscesse il progetto Artemis, vede questa iniziativa come il prossimo passo verso l'obiettivo a lungo termine di stabilire una presenza autosufficiente sulla Luna e gettare le basi per una società privata che infine manderà gli umani su Marte. Ma la mia domanda è: saranno in grado i nostri astronauti a questo punto, o astroimprenditori, di cambiare il corso della storia? Scrivetemelo qui sotto nei commenti e fatemi sapere cosa ne pensate e chi appoggiate di più e chi vedete più a lungo termine. Noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao!